esercizio molto importante, l'esercizio della verticale su tre appoggi. Cercheremo di semplificarlo andando ad esaminarlo fasi per fasi. Allora, se non siete ancora iscritti al canale, però iscrivetevi al canale, mettete un like che non costa niente e seguiteci condividendo i nostri video di Tao Power Life. Cominciamo gli esercizi, dai! Prima fase, ci sediamo sulle nostre ginocchia. Poi dobbiamo mettere le mani a terra e la nostra testa, che teniamo quasi in triangolo, le mani alla base, la testa appoggiamo sul vertice del triangolo. Quindi ginocchio, mani alle basi, testa sul vertice del triangolo. Mi giro, mi tengo il triangolo. Seconda fase, stai, alziamo le gambe, terza fase, e quella un pochino più delicata, mani poggiate, forti, attive, testa poggiate e abbiamo tre appoggi, le gambe si avvicinano e si vanno ad inserire sugli avambracci. Così, alziamo, avviciniamo, mettiamo una e mettiamo l'altra. Allora, per i principianti consiglio di provare spesso prima, seconda e terza fase e mantenersi in equilibrio il più possibile. Che è quello di stendere le gambe in verticale. Per stendere le gambe in verticale bisogna fare forza, tensione, concentrazione sull'addome. La forza viene dal centro, dall'addome, e portiamo su verso il cielo le nostre gambe. Inizio della quarta fase. Abbiamo visto le quattro fasi per la verticale su tre appoggi, però è d'obbligo una raccomandazione finale, è un esercizio impegnativo, è un esercizio che inizialmente non è semplice, quindi raccomando di fare le prime tre fasi, quindi cercare di arrivare alla posizione di equilibrio stabile con le gambe sopra agli avambracci e mantenere quella posizione che di per sé è già saltare, è una posizione comunque invertita, prima di arrivare a stendere anche le gambe verso l'alto. Per arrivare alla quarta fase è bene inizialmente avere un appoggio dietro per evitare di andare a cadere male, quindi potremmo farlo con un appoggio non in spazio aperto ma con un appoggio sul muro. Capisco che è molto bello farlo all'aria aperta, però inizialmente è d'obbligo prendere ogni precauzione. Se avete domande sono a vostra disposizione, grazie per vedere i video di Tao Power Life, condividete e ci vediamo al prossimo esercizio, ciao, grazie!